Preferiti del mese. Ok. Ciao a tutti e benvenuti da Ombrette, no? Sì, da Ombrette e da Gabriele, qui nella nostra cucina virtuale, dai. Ciao a tutti! E benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Brand ritrovati al nostro consuetudine. Brand ritrovati, abbiamo ritrovato brand del passato, è il ciarro, abbiamo trovato è il ciurro, è Rinco. Basta, Rinco Pippo. Allora, ben ritrovati al nostro consueto mensile video dei preferiti del mese. Sì. In collaborazione con i nostri amici Mauro e Antonio del canale 55 e Winston 55. Ciao ragazzi, ecco la bellissima e dolcissima Marta del canale Kamartank. Ciao Marta, una bellissima ragazza che fa anche cose buonissime in cucina. Bene, subito dopo aver visto il nostro video correte a guardare anche loro, che troverete qui, dove c'è, no, qui. Sì, sì, giusto, qui. Dove c'è la I col pallino. E allora, adesso però passiamo ai nostri preferiti del mese. Sei pronto? Sì, metti sì. Le cuffie che cominciamo. La scoperta o fissazione del mese. Ce l'ho. Questo mese abbiamo fatto scorta e abbiamo abusato anche del gelato al cioccolato e cannella. È vero, ragazzi. Ah, che buono, che ho buono. Ho peccato, però ho peccato con un piacere che voi non potete immaginare. Vicino a casa nostra c'è una gelateria buonissima, C&G si chiama, sì, cioccolato sì. E gelato, e fanno una serie di specialità al cioccolato, vari gusti. Quello su cui noi ci siamo ripetutamente imbattuti durante le nostre serate estive è il gelato cannella e cioccolato. Ragazzi, un gusto delizioso con un prominente sapore di cannella che sparava alto sulle papille gustative, e non abbiamo potuto resistere. Vediamo se riusciamo a ripeterlo in versione casalinga. La ricetta del mese è sicuramente la pasta alla norma, e se ve la siete persa siete dei pazzi. Provatela, andatela a fare, e mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate. Una ricetta veramente tradizionale, classica e buona, nutriente e genuina. Mentre, per quanto mi riguarda, la mia ricetta del mese che mi ha rubato il cuore è il frappuccino di Starbucks. Che bello! Buonissimo, me ne sarò ciucciati tipo 20 questo mese. Infatti vedete che sono tutta sprint, tutto il caffè. Sì, sei tutta sprint e rotonda. No, non è rotonda, no, perché non era con lo zucchero. Frutta e verdura del mese. No, solo tu, una è fresca. È rotonda come me ed è un'anguria. Allora ragazzi, pensavo fosse l'omino Michelin. Andiamo avanti ragazzi, buonissimissimissimissima, questo mese sono andata avanti. Uno speciale ringraziamento al nonno Tano, Ciao, nonno Tano. Con la sua esperienza è riuscito a selezionare la migliore anguria da 12 kg di croccantezza e genuinità e zuccherosità. Bravo, allora, questo lo mettiamo insieme a bollevolezza. Mi stavo lamentando sul fantastico pulmino di Arte per te un giorno di ritorno dal mare, sul fatto che quest'anno non avessi imbroccato un'anguria, una che fosse buona. E allora mio suocero dice: bene, ti porto io a comprare l'anguria buona. E ho detto: sì, figurati, ora la trovi tu l'anguria buona. Lui è sceso dal simpatico pulmino ed è ritornato con un simpatico bambino a forma di anguria. Era un'anguria di 12 kg che mi sono spazzolata tutta perché era troppo buona. La schifezza del mese per te? Per me i Kinder Pinguì. E per lui e suo figlio i Kinder Pinguì. Per me invece è uno yogurt tipo calorico, tipo greco, della Vita Snella. Sarebbe buono se non fosse che alla fine degli ingredienti c'è quell'ace sulfame, l'aspartame, insomma, a dolcificare. Però 145 grammi, 85 calorie, ogni tanto si può fare, e ogni tanto l'ho usato. Vabbè, questo mese andiamo avanti. Il flop del mese. Bene, lo dico io. Allora, sapete che abbiamo comprato un mesetto fa, sì, circa, sì, la macchinetta del caffè dolce gusto. Ecco, ora ci sono le cialde originali e le cialde non originali. Stai uscendo dall'inquadratura? E le cialde non originali. Ebbene, Ombretta ha voluto provare le cialde non originali, pensando di risparmiare. In effetti si risparmia, però...
non si possono bere. Ragazzi, purtroppo se tu vuoi le cose buone, i soldi bisogna... Noi abbiamo comprato quelle della marca Ypsilon, si chiama... Cos'è la marca Ypsilon? Non lo sappiamo, sì. Non facciamo. Vabbè, comunque, non originali, quindi noi le sconsigliamo, perché... Le originali sono molto buone. Finalmente abbiamo trovato il nostro caffè che comunica al mondo essere il... Sical! Sì, perché ha questa macchinetta. È molto aromatico, molto brava, aromatico. Brava, buonissimo. Andiamo avanti. Il prodotto assurdo del mese. Non lo so, aspetta il che prodotto... leggo. No, non leggere, te lo dico io, perché l'hai scelto tu. Durante il video assaggio che abbiamo fatto appunto il mese sul viaggio attorno al mondo attraverso i vari assaggi, lui ha comprato dei crackers al limone. Bene, quello per me è stato il prodotto assurdo. Beh. Alla fine non vi nego che li abbiamo cestinati perché non... Non li darei neanche a un pappagallo morto. Bravo, questi crackers. Poverino, perché dovresti darli al pappagallo morto? Dico, va. Il prodotto apri e gusta del mese. Per quanto mi riguarda il tonno. Sì, molto spesso gli ho sistemato la cena con una bella insalata con del tranci di tonno dentro al naturale. Sono buonissimi, posso fare promo? No. Va bene. No, perché non ci pagano. Mentre per quanto mi riguarda sono stati i ceci, che aggiungo molto spesso alle insalate come fonte proteica e che sicuramente ad agosto non mi metto a bollire sul fuoco. Compro quelli bio confezionati, stappo, sciacquo, verso, mangio. Buonissimi. Vai. Poi... l'alimento panacea del mese non riguarda nemmeno lui, riguarda Enzino, che soffre di stipsi ostinata. Diciamo che mio figlio fa i mostri, come dico io, quindi piccolo. Bene, questo canale sta salendo di qualità. Sì, di contenuti. Però molte mamme saranno interessate, perché ho cominciato a dargli per merenda i crackers della misura integrali. Da un po' di tempo non contengono più olio di palma, quindi andate tranquille. Questo introdurre una maggiore fonte di fibra, perché un pacchetto per loro che sono piccoli è abbastanza, lo sta aiutando veramente, veramente, veramente tanto. Quindi sì. Lo spezzafame del mese. Io l'anguria, ragazzi, perché ogni volta che avevo fame prendevo una fetta d'anguria, la mangiavo, poche calorie, tutta acqua, e mi passava veramente la fame, perché l'anguria... Raccontalo a qualcuno che è tutta acqua, non ci crederanno mai. Comunque, bene, per me le gallette della Lidl, quelle là, però quelle glassate. Quelle al cioccolato, certo. Bravo, buone, soprattutto quelle al cioccolato al latte. Vero. Il food place del mese. Che cos'è? L'Old Wild West! Ah, ho capito! Questo mese ci siamo andati 4 volte grazie al mio piccolo Non ci giudicate male. Figuratevi, io a Renzo prendo la tagliata McKenzie, che altro non è che un petto di pollo alla griglia, e non è il pollo quello tritato in cotoletta. È pollo, il petto di pollo alla griglia, e le patatine. Però a lui piace l'ambientazione, e là mi mangio una bella fetta di petto di pollo, e amen! È buono anche... Brava, dillo. Ho scoperto il panino vegetariano che vogliamo riproporvi qui sul canale. È veramente buono, non vi anticipiamo com'è l'interno perché ve lo vogliamo rifare. Mentre lo mangiavamo la volta scorsa abbiamo detto questo lo dobbiamo fare, ragazzi, e lo faremo. Sì, lo faremo, andiamo avanti. Poi, e chi ci ruba il video gli faccio un... così. Il troppo caro del mese. Le cialdine della... Sì. della sì, perché in effetti che prezzi hanno? 16 cialdine, 5,60, 5,40, insomma, sono un pochettino carette, però devo dire che sono buone. Lo scaduto del mese sono quest'anno mese ce ne sono due, uno l'ho buttato e uno continua a mangiarlo in peritura. Brava. Allora, quelli che ho buttato sono due saccocci di cui vi allego qui la foto, guardate un po' da quanto erano scaduti. Da 2 anni in dispensa, me e li ho buttati. Mentre ho in frigo un sacco. Si potevano fumare in alternativa, penso che avrebbero fatto un effetto. Il cartoccio, certo, al rosmarino. Mentre io sto mangiando gli yogurt che ho tutti scaduti nel frigo da 7 giorni e sono buonissimi. Sto continuando a mangiarli. Ma se hai una scadenza breve, amplificano la loro funzione. Ma perché devi fare così? Vai avanti. La ricetta che più desideriamo realizzare, la punizione di Gabriele, che non vi dico cos'è, vi dico solo che è un dolce, che è una torta.
comincia a tremare. Allora, poi la ricetta più richiesta dai nostri utenti questo mese, a grande sorpresa mia e a grande rischio vostro, ve lo sto dicendo, sono gli gnocchi mascarpone e spinaci di Gabriele. Bravissimi, io, si vede che siccome, siete gente intelligente. Siccome mi siete venuti tutti contro e avete detto che questa è una ricetta che volete sapere, ve la faccio fare per il 15 di agosto, proprio a Ferragosto. 15 di agosto ci vediamo puntuali qua, mi raccomando. Mascarpone e spinaci, e ve li dovete mangiare tutti, fino all'ultimo sarò io lì davanti a voi. Mangiamo. Voi, non è voi finito. Siete lì, lì, l'angolino del fammi piatto. Dire una cosa ai miei amici telespettatori. Voi siete gente intelligente, bravissime, quindi avete scelto un piatto genuino. Tutti certo. Dalla sua parte, cos'è questa cosa? Addirittura la mia amica Rene mi voleva dare a me la punizione piuttosto la che a me. La punizione te la meriti tu, brava, è giusto. Insomma, lui quindi, fa la parte del simpaticone. Amici, se vogliamo dare una punizione a Ombretta, prendete forconi, prendete le torce e inseguiamola. Sono io quella che lavora qui, insomma, basta, invece no, è adorabile, lo so, vi fa tanto divertire, fa divertire anche a me quando dorme, no, questo è detto così, non suona. Ma noi la lasciamo, quindi No, volevo dire se un'altra anche cosa. Questa volta avete pensato, ma perché mi devo sorbire questo video ogni mese con queste feste di queste cose? Perché così potete vedere anche i video molto più interessanti dei nostri amici, Mauro e Antonio e Marta, brava, ti è piaciuto? Sì, e allora andateli a trovare subito dopo essere stati qui e noi mandiamo un grande bacio a loro. Ciao ragazzi. Ciao. E un grandissimo, enorme bacio a tutti voi. E noi ci ritroviamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao.